Con l'inizio del campionato di Serie A, nel weekend di Ferragosto inizia anche l'estate dei fantallenatori e in un mercato che mai come negli ultimi anni è sempre fermo, oggi con riconferme e nuovi arrivi della Serie A, voglio spiegarvi con la mia tesi quali sono i giocatori che potrebbero fare veramente molto bene e che magari non sono troppo conosciuti o rilevanti sul mercato. Ne ho scelto uno per ruolo più un bonus e spero che questo video possa aiutarvi. In caso iscrivetevi al canale e condividete il video che a me fa molto piacere. Come sempre ci troviamo qui su Etran TV per parlare di calcio e non solo, ma iniziando subito, in porto ho scelto Lorenzo Montipol, portiere dell'Hellas Verona che ha sempre dimostrato solidità e anche una buona realizzazione nella parare i rigori, nell'ottenere ottimi bonus. Che dire, l'ex Benevento andrà a coprire la porta di Cioffi, un allenatore che rispetto a Tudor è molto più difensivista, mettendo i due trequartisti a supporto della punta molto arretrati e con un gioco che sì, mantiene quel 3-4-3 o 3-4-2-1, ma che tiene una linea di baricentro molto bassa e che predilige per lo più una fase di non possesso molto attenta. Situazioni che potrebbero favorire i bonus di Montipò o comunque limitarne i danni, quindi meno gol subiti e un punteggio migliore. Un portiere che ha sempre dimostrato solidità, un Hellas Verona costruita per fare bene, un campionato che potrebbe finire per discaligere anche nella parte sinistra della classifica, un allenatore solido che ha delle buone idee e che anche nelle amichevoli pre-campionato ha già dimostrato buone cose. Dei principi chiari, una rosa molto solida e quindi io credo che Montipò possa essere l'affare low cost in porta che possa dare delle soddisfazioni o comunque dimostrare buona solidità. In difesa invece ho scelto una vera e propria scommessa, perché di questo si tratta. Con l'arrivo di Zanetti ad Empoli ho scelto Tyrone Ebuei, terzino con un passato nelle giovanili del Benfica, acquistato a titolo definitivo proprio dall'Empoli, un beniamino che si porta dietro Zanetti dal Venezia, con la maglia dei Lagunari, 22 presenze, senza gol e senza assist, ma è un terzino di spinta, di grande velocità, di progressione, che nel 4-3-1-2 di Zanetti potrà soprattutto portare assist lì davanti, per una rete come destro, un affare assolutamente low cost da prendere a uno, massimo 5 crediti, soprattutto vista la concorrenza con Stojanovic. Ma viste le caratteristiche del croato più difensive, io credo che Ebuei possa trovare le proprie chance e essere una valida alternativa magari ai primi 4 difensori che si andranno a scegliere. Un terzino che gode della stima dell'allenatore, che sposa bene il modulo tattico e che ha grandi qualità che ancora non sono state espresse in Serie A. L'anno scorso è stato un anno di rodaggio, per di più difficile, con una neopromossa. L'Empoli ha un organico solido che ha già dimostrato di poter meritare questa categoria con qualche innesto mirato e credo che Ebuei possa trovare la giusta dimensione per performare bene. Potrebbe portare dei bonus, ma soprattutto non dovrebbe sfigurare in una difesa molto solida. A centrocampo poi voglio prendere un altro giocatore che ha cambiato squadra quest'anno, arriva dall'Austria, sto parlando di Sandy Lovric, trequartista mezzala dell'Udinese con spiccate doti offensive, in Austria 8 gol e 18 assist, un giocatore dal piede educato, da una grande visione di gioco e che secondo me ad Udine potrà fare veramente molto bene in una rosa molto veloce, rapida e soprattutto con un Beto lì davanti pronto ad essere innescato. Tanti assist per lui, vedo meno la vena realizzativa personale, ma può essere un ottimo giocatore da inserire nella mediana del proprio fantacalcio, il proprio team, soprattutto perché non è un giocatore molto falloso, non porterà tanti malus e avrà ampie chance per giocare titolare. La squadra punta molto su di lui, a meno che non sia come Samardžić una meteora, potrà trovare all'Udinese il giusto ambiente per svilupparsi e affermarsi in un campionato importante come quello della Serie A. Passiamo poi all'attacco, dove ho selezionato due punte della nazionale Under 21, due giocatori di spessore che negli ultimi anni hanno vissuto chiari e scuri. Ovviamente parlo del primo, che è Pietro Pellegri, attaccante del Torino che sarà chiamato a sostituire Belotti. Non ha grande concorrenza lì davanti, sì, c'è Zaza, ci sono qualche alternativa da adattare, ma per Juric Pellegri potrà essere fondamentale, soprattutto nel gioco di sponda, spalla alla porta, porterà bonus, magari si sbloccherà anche molto di più in vena realizzativa. È un giocatore che ha già dimostrato tanto, non è stato molto fortunato, ma con un allenatore come Juric potrà esaltarsi per le sue qualità nel gioco aereo e soprattutto nell'attaccare lo spazio. Secondo me Pellegri è il colpo low cost da fare in attacco. La seconda scommessa si chiama Lorenzo Colombo, all'esordio in Serie A dopo 2 anni vissuti tra Cremonese e Spal, giovanili del Milan, esordio con il Milan in campionato. Colombo è un attaccante che nel pre-campionato ha già fatto vedere con la maglia del Lecce di saper segnare anche bene, si sa muovere molto bene in area, sguscia, è un attaccante veloce che sa fare il reparto da solo in una nuova promossa, è molto importante.
attualmente parte come secondo, semmai alla pari di Cisai, attaccante più navigato, ma io rispetto allo svizzero lo vedo molto più avanti nelle gerarchie. Secondo me, con un allenatore come Baroni, che nel primo anno in A di Pinamonti aveva fatto sbocciare proprio il talento dell'Inter, credo possa replicare la stessa cosa con l'attaccante scuola Milan. È in prestito, ha tanta voglia di mettersi in mostra e secondo me può essere una punta che magari non segnerà tantissimo, ma 8-9 gol riuscirà a farli qualora Lecce riuscisse veramente a ingranare. Spero che questi consigli possano essere stati utili. Come al solito, mi raccomando, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale e vi aspetto sempre qui su Adral TV. Alla prossima!